Buonasera, bentrovati a tutti all'appuntamento con l'informazione in diretta di Udinese TV in questa nostra ultima edizione di giornata. Edizione che apriamo con l'ufficialità bianconera per il nuovo tecnico Andrea Sottil, che ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Arriveranno con lui i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile. Adesso è ufficiale, Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese. Dopo giorni di dubbi, incertezze, sensazioni e contatti, adesso ci siamo davvero. Sottil torna ad Udine dopo 19 anni, tanti ne sono passati da quando salutò il Friuli per andare alla Regina. Lui che arrivò qui nel 1999 dall'Atalanta e che con la maglia bianconera addosso ha collezionato 115 presenze e 7 gol tra Serie A, Coppa Italia, Coppa UEFA e Intertoto, facendo parte di quella magica Udinese che fece sognare tutti a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Adesso torna per chiudere un cerchio e lo fa nelle vesti di allenatore, un allenatore che avrà il compito di far crescere ulteriormente una squadra che sembra pronta per spiccare il volo, un allenatore che si affaccia per la prima volta in Serie A, ma lo fa portandosi dietro l'enorme bagaglio di esperienza che si è costruito negli ultimi 10 anni, fatti di gavetta e sacrificio che l'hanno portato a coronare il suo sogno. Sottil ha fatto infatti benissimo in tutte le categorie, in B con il Siracusa, in C con Gubbio, Livorno e Catania e in B con Pescara. Cara e Ascoli, conosce i segreti del mestiere, ha la capacità caratteriale e morale per gestire un gruppo giovane e multietnico e ha le adeguate conoscenze tecnico-tattiche per non sfigurare anche nel massimo campionato italiano. Ha firmato un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva e con lui sono sbarcati in Friuli anche i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile. Non resta quindi che dare ufficialmente il benvenuto ad Andrea Sottil per il suo ritorno a Udine e quindi bentornato, mister. Bentornato dunque ad Andrea Sottil, torneremo sullo sport più tardi con le notizie e le interviste appunto della partita della Paul Duel West, sconfitta in questa gara 2 per una tripla sul finale, ma adesso concentriamoci sulle altre notizie, in particolare sulle notizie dal mondo, andando a dare un'occhiata a quello che sta succedendo relativamente al conflitto Ucraina-Russia, perché arriva un attacco shock, delle dichiarazioni definite inaccettabili da parte del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo ed ex presidente della Federazione Russa Dmitry Medvedev contro i nemici della Russia, che sono stati definiti bastardi e imbranati. Sul suo canale Telegram ha scritto: mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri, la risposta è che li odio, sono dei bastardi e degli imbranati, ha insistito, vogliono la nostra morte, quella della Russia, e finché sono vivo farò di tutto per farli sparire. Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace. Ha scritto così il ministro degli esteri Luigi Di Maio, parole che danno linfa a una campagna d'odio contro l'Occidente, contro quei paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilità in Ucraina, ha continuato così Di Maio. Per quanto invece riguarda la guerra sul campo, residenti di Severodonetsk sono stati portati con la forza nel territorio occupato dai russi, mentre altri sono fuggiti dove potevano. Ora in città restano 10-11.000 persone, vivono sotto bombardamenti costanti, senza luce e acqua. Le aree residenziali di Severodonetsk sono state prese totalmente sotto il controllo russo. Da oggi il 97% del territorio della Repubblica Popolare di Lugansk è stato liberato. E nelle immagini che vi stiamo mostrando, gli edifici distrutti dalle fiamme proprio a Severodonetsk a seguito dei bombardamenti di artiglieria e degli attacchi aerei delle città. Direttiva europea sul salario minimo, raggiunto l'accordo nella notte, nei nostri orientamenti politici abbiamo promesso una legge per garantire i salari minimi equi nell'Unione Europea. Con l'accordo politico di oggi sulla nostra proposta sui salari minimi adeguati portiamo a termine il nostro compito. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi. Così ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'Italia è tra i 6 paesi dell'Unione a non
aveva già una regolamentazione in materia, con un dibattito del tutto aperto tra le parti sociali all'interno del governo. L'idea delle tre istituzioni europee nell'accordo approvato è di rispettare le diverse tradizioni del welfare dei 27, arrivando però a garantire un tenore di vita dignitoso, a ridurre le disuguaglianze e a mettere un freno ai contratti precari e pirata. Si mira poi a rafforzare il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva. Non imporremo un salario minimo all'Italia, non è questo il punto, lo dice il commissario UE al lavoro, Nicola Schmidt. Per Luigi Di Maio questa è una direttiva che accoglie tutti gli emendamenti proposti dal Movimento in Europa. Adesso il salario minimo deve diventare realtà in Italia, dove ancora milioni di italiani percepiscono degli stipendi sotto i 9 euro l'ora, ha detto. Per il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti invece il salario minimo non deve penalizzare la contrattazione esistente in Italia. La decisione dell'Unione lascia grandi margini ai Paesi membri per declinare questo principio di base alla realtà e alle caratteristiche di ogni Paese. Ad esempio, aggiunto, noi abbiamo una contrattazione molto avanzata anche di secondo livello e quindi in qualche modo questo strumento non deve penalizzare delle forme che abbiamo sperimentato con successo. Sentiamo allora tra le tante voci che si sono espresse sul tema il commento del Ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'Italia deve muoversi ora dentro una serie di coordinate che sono chiare, che impongono di dare una risposta al tema fondamentale, come aggiornare il nostro sistema delle relazioni industriali. Ogni paese avrà il margine per poterlo fare in modo autonomo, ma intanto questa questione diventa in modo più stringente parte dell'ordine del giorno e noi oggi siamo chiamati a dare delle risposte chiare, naturalmente col dialogo con le parti sociali, col confronto con tutti i soggetti interessati, ma a questo punto non può rimanere una pagina bianca, vanno scritte delle regole, vanno definiti dei percorsi. Entriamo in regione con un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di oltre 4 tonnellate di cocaina e all'esecuzione ancora in corso di 38 misure cautelari. Gli esiti sono stati presentati durante una conferenza stampa in procura e uno dei maggiori sequestri di droga che sono stati mai eseguiti in Europa. 4 tonnellate e 3 di cocaina in tutto, un quantitativo che sul mercato avrebbe potuto fruttare 240 milioni di euro, sequestrati tir e SUV e quasi 2 milioni di euro in contanti. Vediamo il punto nel servizio. Fuori le armi, tir bloccato e Corriere della Droga in manette. Più di 4 tonnellate di cocaina sequestrate insieme a 2 milioni di euro in contanti, oltre che i mezzi per il trasporto dello stupefacente. 38 misure cautelari in tutta Europa, di cui 11 in Italia. Operazione Geppo 2021, così si chiama l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste con la Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Polizia Nazionale di Spagna e le autorità colombiane e statunitensi. Un duro colpo è stato sferrato al Clan del Golfo, organizzazione di narcotrafficanti colombiana che conta più di 500 soldati dediti al controllo del territorio e che facevano viaggiare la cocaina dalla Colombia fino all'Europa. La prima base di scalo a livello logistico era Madrid, poi la droga arrivava in tutte le altre piazze del vecchio continente. Gli investigatori, grazie a 3 agenti infiltrati all'interno del cartello della droga, sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dei boss per poi arrivare all'arresto di 38 persone. Parlare di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina non è cosa che avviene abitualmente, ma l'importanza maggiore è nel fatto che siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri, diciamo, candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. La cocaina veniva occultata e trasportata dai corrieri in vari contenitori, forni a microonde, borse e sacchi di juta, piuttosto che occultata in zone boschive o stipata nei vani nascosti dei vari furgoni. Aiello del Friuli, Bagnari Arsa, Preganziol, Verona, Peschiera del Garda e Viterbo, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto al Lazio. Questi sono solo alcuni dei luoghi in cui sono avvenute le compravendite della cocaina con i relativi sequestri e arresti. L'indagine prosegue e non dimentichiamo che ci attendiamo anche le iniziative difensive che da oggi cominciano.
ricominceranno. Oggi l'indagine prende forma palese dopo essere stata per poco più di un anno in forma occulta. Da oggi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in fase di indagini preliminari, va a conoscenza delle difese tutto quello che abbiamo accumulato e ci aspettiamo con serenità anche il loro contributo. La droga arrivava in Olanda, Italia, Slovenia, Albania, Croazia e altri paesi. Veniva poi gestita dai gruppi criminali locali, tra cui l'Ndrangheta in Calabria. I narcotrafficanti avevano acquistato cocaina per 96 milioni di euro per poi immetterla nel mercato europeo. Solo in Italia i proventi della vendita si sarebbero aggirati attorno ai 240 milioni. La droga, quando partiva dalla Colombia, era già formalmente sotto sequestro grazie al lavoro degli agenti infiltrati. Era già sequestrata, i venditori colombiani si fidavano della persona interposta che assicurava che avrebbe caricata sulla nave. La persona interposta aveva un furgone che era stato fornito sempre da noi, diciamo, dall'organizzazione delle forze sane, diciamo così, e che invece l'ha fatta arrivare in Italia in tutt'altro modo. E stamane ad Udine l'udienza di convalida del fermo dell'agente di polizia penitenziaria fermato nei giorni scorsi con l'accusa di aver passato ai detenuti del penitenziario di Tolmezzo droga e telefonini. L'assistente capo coordinatore, finito in manette, residente in Carnia, è accusato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il giudice ha disposto per l'uomo un carnico di 54 anni, gli arresti domiciliari. Un altro caso di cronaca, prima le minacce, poi il fuoco alle auto e all'ex consorte delle persone a lei vicine, è condannato a 2 anni di reclusione e ha patteggiato per 18 mesi. Condannato a 2 anni di reclusione, ora patteggia altri 18 mesi per stalking nei confronti dell'ex moglie, acuito dal fatto di essere ricorso a strumentazioni telematiche, aver tentato un incendio e di averne provocati 3. Nel 2019, a seguito della crisi matrimoniale, l'uomo di 44 anni, originario della Puglia, aveva cominciato a minacciare la moglie telefonicamente, pedinandola e appiccando il fuoco all'auto di lei e di alcune persone a lei legate. Infatti, dopo le prime minacce di lettere scritte con ritagli di giornale, telefonata nel cuore della notte con la voce mascherata tramite effetti, a maggio del 2019 il primo rogo, l'ultimo dei quali è arrivato a ottobre dello stesso anno. Incendiati un furgone intestato alla moglie, l'auto del datore di lavoro e infine quella di un'amica dell'ex consorte. La pena, per la quale hanno concordato il pubblico ministero Andrea Del Missier e gli avvocati Laura Sbrizzi e Piero Cucchisi, è stata confermata dal GUP Rodolfo Piccin, che ha riconosciuto il risarcimento delle spese alle 6 parti civili e che il rito alternativo ha di fatto escluso da eventuali richieste di risarcimento. Ancora cronaca con le principali notizie e i fatti di giornata nelle nostre flash news e questa sera ce le racconta Monica Nardini. Il disegno di un impiccato e la scritta Sirio sono state rinvenute stamane su di un muro a Pocenia, in un'area privata del comune. All'interno dovrebbe sorgere un centro di raccolta rifiuti che sta suscitando polemiche tra gli abitanti. Sirio è il nome del sindaco uscente, Gigante, non ricandidato alle amministrative del 12 giugno. Due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell'universo, ha scritto via social Gigante citando Einstein. Complimenti al writer per questa splendida opera, lo aspetto a braccia aperte. Se è così che ragionate o volete ragionare e confrontarsi, scrive ancora al sindaco, che a sporto denuncia, fate pure, accomodatevi. È salito a 7 morti il bilancio del grave incidente industriale registrato in Slovenia 3 settimane fa, il 12 maggio, all'impianto chimico Melamim di Kočevje. Anche il secondo dei 2 feriti gravi, come riferisce l'ANSA, è morto lunedì nell'ospedale di Lubiana, dove era stato ricoverato per le gravi ustioni. 5 persone erano rimaste uccise sul posto il giorno dell'esplosione, mentre altre 6 erano rimaste ferite. Sebbene il motivo specifico della catastrofe debba ancora essere chiarito, l'ipotesi più accreditata, ricorda ancora l'ANSA, rimane quella dell'errore umano. Weekend della Pentecoste a Lignano Sabbia d'Oro, come riferito dalla questura di Udine, sono state complessivamente 28 le persone sanzionate per ubriachezza molesta, 24 di queste sono austriache. 4 i deferiti all'autorità giudiziaria, un cittadino italiano e un austriaco per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, un austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e un altro cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose, ossia cubetti di ghiaccio lanciati verso i clienti di un bar. I
servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti, conferma la questura, hanno evitato il verificarsi di danneggiamenti, deturpamenti e problemi di ordine pubblico. Nella notte del 6 giugno, inoltre, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in soccorso di una giovane, arrestando per violenza sessuale un 19enne residente a Udine, accusato di averla aggredita e palpeggiata. E si chiude la vicenda Civibank Sparcasse. Completato l'acquisto del controllo, Alberta Gervasio nominata presidente del CDA. Con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto sulle azioni, sui warrant emessi dalla banca di Cividale, conclusa il 1 giugno, Cassa di Risparmio di Bolzano Sparcasse comunica che si è completato il regolamento con il pagamento dei corrispettivi. Sparcasse pertanto è il socio di controllo di Civibank con il 75,6% del capitale sociale e il 79,1% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci di Civibank. L'88,9% dei soci rappresentati in assemblea ha votato in favore della lista degli amministratori presentata da Sparcasse. Il consiglio di amministrazione di Civibank è pertanto composto dai seguenti 9 membri, di cui 8 tratti dalla lista di Sparcasse e 1 tratto dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente: Alberta Gervasio, Guglielmo Pelizzo, già vicepresidente di Civibank, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti, Armin Weisinger, Andrea Stedile, già vicepresidente di Civibank. Il nuovo consiglio di amministrazione ha proceduto alla nomina di Alberta Gervasio quale presidente e di Guglielmo Pelizzo e Aldo Bulgarelli quali vicepresidenti. Sparcasse, si legge in una nota, completa pertanto con successo l'operazione di acquisto del controllo di Civibank ed entra a far parte del gruppo bancario guidato da Sparcasse, presupposto essenziale per rafforzare lo sviluppo di sinergie industriali tra le due banche, mantenendo intatta l'identità, l'autonomia societaria ed il marchio di Civibank, in modo da preservare il valore costruito negli anni con il proprio territorio di riferimento. L'operazione consentirà inoltre a Civibank la possibilità di contare su un socio di riferimento in grado di assicurare stabilità, possibilità di crescita e mantenimento del proprio ruolo di banca a forte sensibilità territoriale nelle zone geografiche di riferimento. E andiamo a Milano, nel giorno inaugurale del Salone del Mobile in corso di svolgimento, dove l'aria che si respira è assolutamente positiva per gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia. Questo è il concetto che è stato espresso dall'assessore regionale alle attività produttive Bini, quest'oggi presente nel capoluogo lombardo. Il nostro territorio è presente all'appuntamento con 66 marchi che spaziano in tutti i settori legati al mobile. Nel corso dei vari incontri è emersa una netta volontà di ripartenza e di effervescenza. Come rilevato dall'assessore nel corso dei singoli colloqui con le aziende presenti, il comparto dimostra un andamento più che positivo in chiusura d'anno e inizio nel nuovo trimestre, anche se vi sono non poche preoccupazioni legate al medio e lungo periodo e al conflitto in atto. Il settore dell'arredamento in Friuli Venezia Giulia, come emerso, ha chiuso il 2021 con una crescita dell'export pari al 16% rispetto al 2019, raggiungendo in valore assoluto la quota di 2 miliardi di euro, cifra che rappresenta un record assoluto in regione. A ciò si aggiunge il fatto che anche il primo trimestre del 2022 ha messo a segno una buona performance, crescita trainata dal mondo residenziale della casa. Per quanto riguarda i mercati di destinazione dei mobili realizzati nel nostro territorio, l'area di riferimento resta ancora l'Europa, ma dal 2019 ad oggi l'area degli Stati Uniti sta crescendo, mettendo a segno un raddoppio del valore delle esportazioni, così come anche il Medio Oriente sta diventando uno dei nuovi mercati in forte ascesa. E parliamo ora della città di Pordenone. Nell'ultimo studio della qualità della vita, redatto dal Sole 24 Ore, la provincia di Pordenone non eccelle e viaggia a metà classifica. Tra i risultati negativi, il terzo posto nazionale per consumo di psicofarmaci tra gli anziani. Abituata a spiccare nelle classifiche, la provincia di Pordenone esce ridimensionata dall'ultimo studio del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Nel report del quotidiano economico, diviso nelle categorie bambini, giovani e anziani, la destra Tagliamento raggiunge il podio nazionale solo in poche voci, come la presenza di strutture sportive e il basso tasso di disoccupazione giovanile. Ma guadagna anche un poco nobile terzo posto in Italia per il consumo di psicofarmaci da depressione per gli anziani. Una pagella in chiaroscuro, insomma, per la provincia, che naviga a metà classifica in molte voci, tra cui, per quanto riguarda il target dei giovani, il numero di laureati, i locali di svago, tra cui discoteche e bar, il tasso di imprenditorialità giovanile, in cui Pordenone è tra le meno sviluppate in Italia. Stesso discorso anche per la vita dei bambini.
dove nonostante un tasso di fecondità all'undicesimo posto nazionale, il territorio non eccelle in nessuno dei parametri considerati, tra cui scuole, aree verdi attrezzate e presenza di pediatri. Dolente anche il capitolo riguardante gli anziani, con un 46esimo posto generale. Qui la destra tagliamento paga principalmente le lacune nell'assistenza, con la mancanza cronica di geriatri, capitolo in cui la provincia è la peggiore d'Italia, oltre alla carenza di medici specialisti e di infermieri. Riprendiamo ora a parlare di sport. A Cesena in campo l'Italia di Mancini per la partita di Nation League contro l'Ungheria, risultato che vede uscire vincenti gli azzurri 2-1, il risultato finale in rete Barella e Pellegrini. Partita invece al Cardio Palma per gara 2 delle finali playoff al Carnera tra l'APU Old Well West e la Tezenis Verona questa sera. A decidere il match una tripla di Henderson sullo scadere del tempo. Sentiamo allora l'intervista alla fine della gara del coach Matteo Bonicciolli e del bianconero migliore, tra i migliori in campo, Nazareno Italiano. Mettiamoci d'accordo su due o tre cose. La prima, la serie finale di NBA è 1-1 perché Golden State Warriors ha perso in casa una partita, prendendone 120 da una squadra che di solito ne segna sì e no 100. La serie di semifinale in Spagna, Barcellona-Badalona, dove Mirotic, un giocatore del Barcellona, guadagna 4 milioni e mezzo di euro, è 1-1. Quindi il problema non è questo, d'accordo? Che siamo chiari, perché questi non sono venuti qua a metterci il tappeto rosso. Primo problema. Secondo problema, Verona ha meritato la vittoria, perché il nostro è stato un recupero nel finale, ma siccome ogni tanto un Dio esiste, Verona ha meritato la vittoria con un canestro della sua stella a 2 secondi dalla fine, sulla quale noi abbiamo difeso male. Ora, la questione è, noi riusciamo a recuperare la stessa energia e la stessa concentrazione che abbiamo avuto in tutta la stagione e che abbiamo avuto paradossalmente nel momento più difficile della gara? Sì, se sì possiamo vincere a Verona non una, possiamo vincere 2 volte, se invece giochiamo a Verona con la stessa energia mentale dei primi 26 minuti, l'anno prossimo si continua a giocare in A1. Secondo me abbiamo pagato l'inizio un po' così e così con troppe palle perse, quindi poi alla fine è un episodio che te la fa perdere, comunque siamo ai playoff, lo sappiamo. Si gioca ogni 3 giorni, non c'è tempo per pensare a quello che è successo, è già tempo per pensare a quello che succederà. Quindi l'importante è stare compatti, sistemare le cose che abbiamo sbagliato, fare meglio sicuramente di quello che abbiamo fatto all'inizio. Abbiamo giocato secondo me troppi pochi minuti di buon basket, sia in attacco che in difesa. Poi siamo stati bravissimi a riprenderla, però non è bastato. Bisogna continuare a fare le cose che abbiamo sempre fatto bene. In campionato siamo sempre stati bravi perché dopo una sconfitta ci siamo sempre rialzati ed è quello che continueremo a fare sicuramente venerdì a Verona. E ultima cosa che ti domando, come mai 2 partenze lente, chiamiamole così, sia in gara 1 che in gara 2? Purtroppo quello non lo so, non ho la bacchetta magica. La cosa che posso pensare è di non far la terza. Questo è quello che sicuramente si può rimediare tutti insieme. Di buono ti aggiungo anche questa, nonostante, ripeto, una gara in cui, come diceva Matteo Bonicciolli, troppi pochi minuti di vera APU, alla fin fine era pari. Sì, infatti, come ho detto prima, siamo stati bravissimi, abbiamo fatto un inizio così così per non dire altro, e poi siamo stati bravissimi a rimetterla in piedi, a crederci fino all'ultimo. Purtroppo è così, si sa, bisogna lottare fino all'ultimo sia nel bene che nel male, quindi adesso non c'è tempo per pensare, bisogna recuperare le energie e pensare subito a gara 3. Appuntamento dunque a gara 3 a Verona venerdì alle 20:45. Adesso noi concentriamoci sulla giornata di domani e insieme andiamo a dare un'occhiata ai titoli, alle prime pagine che troveremo domani in edicola. Allora iniziamo subito con il giornale che intitola Occidentali bastardi, Mosca parla come l'ISIS, frasi shock dell'ex presidente Medvedev, li odio, devono sparire, a Kherson trovate camere di tortura, negoziati sul grano. La verità
invece intitola le balliue italiane presentano il conto, così la sinistra ha creato la bomba africani violenti, hanno fatto arrivare più immigrati di quanti potevano accogliere, poi li hanno scaricati nei quartieri ghetto e se ne sono scordati, a chi sollevava il problema davano del razzista, ora sono i magrebini a dirsi razzisti contro di noi, sgominata una banda di terroristi islamici pronta a colpire in Italia. Libero invece scrive: Mosca getta la maschera, morte agli occidentali, Medvedev, braccio destro di Putin, dialoga così, bastardi, vi farò sparire, giallo sulla lista di filorussi e del Corriere, gli 007 non è nostra. E ancora il titolo del Foglio, viaggio a Odessa, viva e libera da far rabbia a Putin. In questa città che ha avuto ragione di ogni tragedia, la bellezza e la cordialità servono a tornare a vivere e le verande sul Mar Nero sfidano chi la minaccia, quelli che hanno torto, un reportage sulla rinascita. Ed è tutto per questa sera, siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, come sempre grazie a voi per averci seguito, una buona notte e vi lascio all'Accadde Oggi di Guido Gomirato. Il 7 giugno 1981 in programma allo Stadio Friuli la gara di andata della finalissima del campionato di primavera contro la Roma. L'Udinese sulla carta è favorita, è un'Udinese composta da giocatori che già hanno militato in prima squadra, vedi Girolin, vedi Miano, anche il portiere Borin, Maritozzi. È una squadra che durante la stagione ha dominato il suo girone, pensate, ha segnato qualcosa come 73 reti, subendone appena 23. E quel giorno al Friuli ci sono 10.000 persone a seguire la squadra inizialmente allenata da Ferrari, poi promosso tecnico della prima squadra, quindi da Paride Tumburus. In tribuna c'è anche Lamberto Mazza, presidente del gruppo Zanussi, che evidentemente è seriamente intenzionato ad acquistare l'Udinese, come poi succederà 20 giorni dopo. La gara con la Roma non ha storia, l'Udinese domina dall'inizio alla fine, il suo primo tempo è pressoché perfetto. L'Udinese va in vantaggio da prima con l'attaccante Trombetta, poi sei minuti dopo, esattamente al 24, il 2-0 è firmato da Ketting. Nel secondo tempo la Roma cerca di accorciare le distanze, ma si scopre, rischia di subire anche la terza rete, il 2-0 comunque è una garanzia per i bianconeri che nella gara di ritorno al Tre Fontane di Roma limitano i danni, perdono 1-0 e si laureano campioni italiani primavera. La formazione che ha giocato a Udine è la seguente: Borin, Gerolin e Dominicini, Maritozzi poi sostituito da Ermacora, Macuglia e Cossaro, Miano, Ketting, Cinello, Papais e Trombetta, a sua volta rimpiazzato nel corso del secondo tempo da Masolini. L'allenatore è Paride Tumburus.